Per chiedere un po' a Edoardo che cosa è successo oggi al Pescara, siete partiti bene anche con un tuo colpo di testa all'inizio, primi 10 minuti buoni poi? Ma sicuramente è mancato un po' di carattere, un po' di imprecisioni tecniche, poi abbiamo preso gol quando magari loro non sembravano pericolosi. E secondo tempo, dopo 5 minuti abbiamo preso il secondo che ci ha tagliato le gambe, poi loro si sono chiusi e abbiamo fatto fatica a trovare spazi. È un passo indietro questo rispetto alle ultime? Sì, sicuramente. Vabbè, sicuramente anche sotto il punto di vista del risultato, ma per la continuità del gioco e delle prestazioni che stavamo dando, sicuramente un passo indietro. Cosa significa che l'Olbia è andata a togliere punti al Pontedera, al Pescara contro l'Olbia, tutto facile? Siamo stati bravi noi a renderla facile quella partita. Dopo qualche minuto Merola si è procurato un'espulsione e poi da lì è stato tutto molto più semplice. Si complica un po' adesso secondo te il percorso playoff con la Juventus che vi ha scavalcato in classifica? Ma è vero che manca ancora una partita, però secondo me i playoff è meglio pensarci dopo l'ultima partita con la Fermana. Come sta Edoardo Vergani dopo aver giocato 90 minuti? No, bene, sto riprendendo un attimo il ritmo, oggi era importante comunque per me ritrovare il ritmo anche partita e sicuramente sono arrivato alla fine un po' con le gambe cariche, però sono contento.